e ben ritrovati a Calcio Totale. Il sorriso non ci manca, anche perché qui durante, non era una pausa pubblicitaria, ma prima di iniziare, i nostri ospiti, che poi tra un po' capirete chi sono, hanno già cominciato ad alimentare le domande che ci accompagneranno durante la puntata. Intanto stiamo seguendo Juventus-Milan, è arrivato al 15° minuto del primo tempo, il risultato è ancora 0-0. Ancora una sconfitta per il Pescara contro la Sampdoria di Marco Giampaolo. Anche a Genova la squadra biancazzurra dura poco più di un tempo, ma la superiorità tecnico-tattica e anche fisica della Sampdoria, diciamo, non ha lasciato scampo ai biancazzurri di Daniele Sebastiani. Questa sera parleremo di quella partita, però parleremo soprattutto già del futuro, e sento già, no, diciamo, risate dalla mia destra, poi no, la risacca. Stiamo ridendo tutti, perché sì, hai detto, ha perso il Pescara di Sebastian, non, sì, non di Zeman. Sì, è stato un lapsus freudiano. Ovviamente si scherza per alleggerire il momento, diciamo, che non è positivo di tutte queste sconfitte, ma ovviamente, come sapete, l'abbiamo detto, lo diciamo da 2 settimane, siamo già proiettati al futuro, e questo futuro secondo me sarà migliore di questo presente, anche perché tutte queste sconfitte, diciamo, è difficile rifarle. Ma bando alle ciance, caro Giancarlo, sì, Febbo, allora inverto le presentazioni, caro Dino, che saluto dalla regia, cominciamo dal nostro centravanti, Corriere dello Sport, Giancarlo Febbo. Buonasera a tutti. E invece dall'altro lato del tavolo, ABR24, ormai un viso conosciuto ai più e un ospite quasi fisso di Calcio Totale, Stefano Buda. Ciao. Buonasera. Stefano. Buonasera. Date che arrivano notizie a ripetizione da BR24, purtroppo quasi sempre notizie negative, non sono caduti i ponti, non ci sono suicidi. Beh, sulla cronaca cerchiamo di fornire un servizio puntuale e in tempo reale. Vabbè, siamo tranquilli, però per il momento oggi non ci sono tragedie. Abbastanza, ma in mattinata c'è stato un po' di movimento nel teramano, un allarme bomba in tribunale, però insomma per fortuna era un falso rientrato. E poi graditissimo ritorno a Calcio Totale, ci viene a trovare tutti gli anni, quest'anno mi pare che fosse già venuto ed è ritornato, è un pescarese ma vive, si divide tra Roma e Milano ed è un dirigente della RAI, Mario Orsini. Ciao Oscar, ciao ai tuoi ospiti e ciao ai tuoi telespettatori. Grazie Mario di essere tornato, con Mario cercheremo appunto di parlare di futuro, lui alla RAI adesso lavora a RAI 3, si occupa di progetti per il futuro della RAI. Vedremo se insieme a Mario riusciremo anche a capire che cosa può succedere nell'immediato futuro al Pescara. Vi ricordo che potete seguire la trasmissione anche in diretta streaming sul sito di Rete 8 a partire dalla mezzanotte, come dice Giancarlo, per chi proprio non ne potesse fare a meno può seguire già la prima replica. Altrimenti, se poi invece avete sonno, la prima replica la potete seguire da domani mattina sul sito della trasmissione, che è calciototale.eu. Direi che a questo punto abbiamo detto già troppe chiacchiere, vero Giancarlo? Stasera siamo partiti ridendo nonostante diciamo il periodo non favorevole per il Pescara. Una partita domenica, può darsi pure che c'è un minimo di ottimismo per la partita. Per la partita contro l'Udinese di Gigi Del Neri c'è. Allora direi a questo punto, Nino, che ho già salutato ma che risaluto molto volentieri, di andarci ad ascoltare l'editoriale e poi partiamo con i temi della serata. E ti confondono mentre fai finta di niente, ti cambiano per sempre. I tempi cambiano nel tempo di una canzone, i tempi cambiano e il mondo è in agitazione, e i venti portano un rullo di tamburi, fuori le spade e tanti auguri. Hai smarrito le istruzioni per le un po' più forte.
Poco Pescara, tanta Sampdoria. Non giunge inaspettata per nessuno la sconfitta contro la Sampdoria di Marco Giampaolo. Troppa differenza tecnica tra le due squadre e al momento attuale anche troppa differenza tattica. E poi, dopo la tecnica e la tattica, c'è la condizione fisica che non sembra essere ottimale. Almeno non lo è per i ritmi di gioco che vorrebbe il nuovo allenatore del Pescara. Dunque, niente di nuovo sotto il sole. Leonardo Mancuso, primo colpo targato Zeman. Nel frattempo arrivano i primi rinforzi per il prossimo campionato. Leonardo Mancuso è un esterno alto, capace di fare bene sia la fase di attacco sia quella di difesa. Dotato di una buona corsa, è potenzialmente un calciatore che può andare ogni anno in doppia cifra. Un calciatore che bene si adatta al gioco che ha in mente Zeman. Arriva a parametro zero. Si è dunque già intrapresa la strada del futuro, acquistare calciatori provenienti da serie inferiori pagandoli poco o niente per valorizzarli. Ciò che riesce meglio al tandem Zeman-Pavone. Tanti calciatori sotto osservazione. Se è vero che il campionato non è affatto terminato e la remontata del Barcellona insegna che si può sperare fino a quando la matematica non ti condanna, non si può essere impreparati nel caso gli eventi dovessero essere solo negativi. Per questa ragione i calciatori sotto osservazione sono tanti. Non è il caso di fare nomi, ma certo si può capire quali siano i ruoli che certamente andranno rinforzati. La difesa in primo luogo e poi il metronomo del centrocampo. Per l'attacco, reparto che Zeman predilige sopra ogni cosa, c'è già il primo tassello, Mancuso. Il secondo potrebbe essere lo stesso Cerri se la Juventus dovesse decidere di lasciarlo con il tecnico di Praga per aumentarne il valore. Per il resto non resta che aspettare, per goderci ancora un grande spettacolo e provare a battere altri record. Buon calcio a tutti! I tempi cambiano e tutto brucia veloce, i tempi cambiano ad alta voce e ti confondono mentre fai finta di niente, ti cambiano per sempre. E scusate, eccoci rientrati. Allora io direi, Stefano, di partire intanto dalla prima parte di questo editoriale. Poco Pescara, tanta Sampdoria. Sei d'accordo? Quello che abbiamo visto, ed è ormai purtroppo il cliché a cui siamo abituati dall'inizio del campionato, fondamentalmente. Cioè, abbiamo avuto, ecco, c'era stata quella partita contro il Genoa che un po' aveva solleticato, diciamo, aveva dato una scossa, aveva, ecco, illuso che il Pescara potesse trovare una nuova identità, nuovi stimoli, ma oggettivamente poi anche per un nuovo tecnico, in particolare un tecnico come Zeman, insomma, il tempo a disposizione per incidere è stato troppo limitato. Peraltro, in particolare, le squadre di Zeman hanno bisogno di una preparazione atletica mirata, insomma, sono cose che un po' tutti a Pescara conosciamo bene. Ha bisogno ovviamente di tempo anche per infondere determinati concetti sul piano tattico, e quindi ovviamente non c'era da attendersi una metamorfosi così così radicale come in qualche modo avrebbe potuto far pensare quella prima partita, quel roboante 5-0 rifilato al Genoa. Peraltro il materiale tecnico della squadra è oggettivamente, probabilmente, quantomeno non adatto alle necessità alle idee di gioco del Boemo, e quindi il risultato è che purtroppo non si riesce ad invertire la rotta. E oggettivamente, come emerge anche un po' dal tuo editoriale, ormai non ci resta che già ragionare di futuro, di iniziare a guardare avanti, iniziare a guardare al prossimo campionato. Non ci resta che andare allo stadio così, con la curiosità di vedere cosa è da salvare anche in termini di individualità nella prospettiva del prossimo campionato, e di godersi uno spettacolo quasi senza l'assillo della classifica, senza l'assillo del risultato, senza l'agonia. Andare allo stadio come si dovrebbe andare, diciamo, normalmente, per godere. Sicuramente senza troppe tensioni. Come normalmente vado io, cioè che non tipo per nessuna squadra, voglio andarmi a vedere una partita di calcio. Mario,
con quale curiosità, ci suggeriva Stefano, dobbiamo andare allo stadio? Tu con quale curiosità ti guardi le partite del Pescara? E se anche, scusami, è arrivata l'eco di Zeman anche a Damam Marai? Sì. Ma no, ma insomma, io ho visto, diciamo, da uomo di comunicazione, se c'è una, come dire, già una prima resa, un primo investimento portato a casa con la messa sotto contratto di Zeman, è la copertura mediatica. Cioè la copertura mediatica di un personaggio come Zeman, a prescindere dal fatto che la squadra è una squadra in difficoltà e che quindi, insomma, a meno di miracoli, ma che non sono nemmeno pensabili, ponderabili, retrocederà in Serie B, la copertura mediatica del Boemo sui mezzi nazionali ma anche internazionali delle ultime settimane è qualcosa di realmente incredibile, cioè non è così frequente, veramente si tratta di una realtà. Detto questo, dal punto di vista sportivo, cioè io come grande tifoso del Pescara non posso che sottolineare, come è stato già detto da chi è a fianco a me qui questa sera, cioè il fatto che è stato un campionato, a me quello che mi colpisce, lo voglio dire a voi che siete esperti da tifoso, e il fatto che noi per la seconda volta siamo riusciti a stare in Serie A in un modo, come dire, così, così difficile, così miserevole, ecco. E questo mi fa soffrire, perché questo era un campionato nel quale con pochi punti ci si poteva salvare. Questa è una cosa che mi fa soffrire da tifoso, è la parte di sofferenza. La parte invece di gioia è anche di gioia, cioè la parte positiva può essere questa che è stata appena detta, cioè di guardare il campionato e le partite che restano fino alla fine in chiave positiva, per vedere quali saranno i giocatori che riusciranno ad adattarsi al gioco di Zeman, se ce ne saranno, io credo di sì, se ci sarà qualche giocatore della primavera che potremo vedere in campo, anche solo per spezzoni, insomma di cercare di proiettarsi verso il futuro anche nella visione delle partite che restano da qui alla fine del campionato di Serie A. Giancarlo, sì. Differenza tecnica e tattica, ma anche una condizione fisica non adeguata non solo ai ritmi di Zeman, ma forse anche a reggere per 90 minuti. Sì, bisogna vedere poi che cosa deve reggere, nel senso che quello che mi ha, che mi ha, hai ragione, è vero. Quello che mi ha, un po' meravigliato sinceramente è che la squadra, dopo averla vista col Genoa, poi ci sono state quelle discussioni diciamo, no, un gioco odiano, Zemania, lasciamo perdere, quello non conta, però comunque aveva uno spirito diverso. Invece questa, oltre nelle due partite che abbiamo visto, nelle due trasferte, diciamo, nelle due trasferte perse, non so se è dipeso dal fattore campo, ecco, può darsi per esempio contro l'Udinese che ci sia un po' più di coraggio. È una squadra che effettivamente non aveva assorbito niente degli schemi, della filosofia zemaniana, perché gli schemi sono, diciamo, non dico semplici, però non sono elaboratissimi gli schemi di Zeman. Però per attuarli ci vuole una certa spregiudicatezza, intensità e spregiudicatezza di fondo, diciamo, che chiaramente non si è vista, anche quella difesa, che quella linea difensiva che continuava a essere così bassa. Quello dipende un po' dalla condizione fisica, un po' pure dalla paura, secondo me, dei giocatori che sono abituati a essere sempre dietro la linea della palla e mai. Il Pescara chiaramente per giocare in maniera zemaniana deve essere corto, la squadra è lunghissima, oppure se è corta ma è corta in basso non ce la farà mai ad applicare. Dipende anche però un po' forse dal materiale umano che è a disposizione, cioè non puoi chiedere a Stendardo a 35 anni, insomma, di farti la difesa alta e di reggere, che chiaramente i due centrali non sono adatti alla difesa alta, i due terzini potrebbero, però anche quando abbiamo vinto il campionato con Romagnoli non era velocissimo, cioè è anche una questione proprio di predisposizione, che tu devi mettere in conto che becchi qualche contropiede, però per il resto della partita puoi offendere, altrimenti non ce la fai. C'è stato solo uno sprazzo, chiaramente dipende anche dalla questione fisica, io su questo non ho dubbi, però secondo me anche l'aspetto mentale c'ha una percentuale più alta di quello che dovrebbe essere, perché come abbiamo detto l'altra volta, cioè l'allenatore chiede alla squadra di essere libera, propositiva. Sì, cioè, il pubblico, libera. Se la squadra è propositiva, ti segue, non se la prende, non è che ti rimprovera perché hai preso un contropiede, bisogna avere più coraggio, bisogna stare stretti e avere più coraggio. D'altra parte pure le partite
che abbiamo visto in trasferta che sono state ben giocate dal Pescara, ricordo quella di Roma e di Milano per fare degli esempi classici, cioè la squadra aveva coraggio, cioè non era solo una questione di fisico, anche di coraggio. Certo. Posso aggiungere una cosa sull'aspetto mentale? Cioè, intanto ha segnato Benatia. È vero quello che dice. È rientrato e riassegnato, quindi Juventus 1, Milan 0 al 29esimo. È vero quello che dice Giancarlo su una questione di mentalità sul piano del coraggio, però io vorrei sottolineare anche l'aspetto di una squadra che per tutta la stagione ha dimostrato una scarsa personalità. Nell'arco dei vari, se si andiamo ad analizzare anche le varie partite, nelle varie fasi del campionato, è sempre venuto a mancare in quei momenti in cui avrebbe potuto dare una svolta al campionato, e che oggi, sentendosi peraltro ormai praticamente già in Serie B già da qualche settimana, è ancora più difficile, quasi direi impensabile, chiedere a questa squadra di tirare fuori risorse mentali. Adesso, ripeto, è stato già detto tutto, signori. Cioè, è difficile anche che si possa dire qualche cosa di interessante o di nuovo sulla stagione, su questa stagione del Pescara. Però, come dire, focalizzandoci per 30 secondi sulla partita di Genova, anche tecnicamente sono stati commessi molti errori, passaggi, fraseggi imprecisi. Cioè, non so come dire. È complicato dare una andiamo svolta. Alla cifra tecnica della squadra, io sostengo la cifra tecnica della squadra inadeguata, che mancano almeno 4-5 giocatori a questa squadra per essere competitiva. Abbiamo delle visioni diverse, legittime. No, noi visioni diverse possono anche coincidere sotto certi punti di vista. Io penso che questa squadra, attenzione, è chiaro che adesso abbiamo perso Gilardino, Montari non l'abbiamo mai avuto. Io quando facevo quel discorso veniva considerato anche Gilardino, che adesso non c'è. Però secondo me è una squadra che non è inferiore alle altre tre, cioè a Crotone e a Palermo sicuramente non è inferiore. Io su questo, scusami, lo so, siamo discusso, a non essere d'accordo, però attenzione, che se la squadra ci sarà tecnicamente più scarsa della Serie A. Poi ci sarà un momento in cui faremo i conti, cioè nel senso non siamo che se alla fine il Pescara arriva davanti a Crotone e Palermo, hai avuto ragione infatti, però voglio dire, proprio per questo ragionamento, io spero che tu abbia ragione, anzi io spero che arriviamo pure davanti all'Empoli, stando a quello che ho visto fino ad oggi, io dico che questa squadra è scarsa tecnicamente. Se i termini di paragone sono il Palermo e il Crotone, voglio dire sposta poco, perché è poca roba anche lì, insomma. Infatti, che pensavamo che la squadra fosse, però questo è un momento di rimpianto, sia nella valutazione tecnica che anche quella da Però già rispetto all'Empoli ho i miei dubbi, è una squadra che probabilmente con valori tecnici normali avrebbe lottato per retrocedere fino però alla fine, però è una squadra indebolita di categoria, si indebolita perché tanto si sentiva al sicuro e si indebolita. Ma come il Genoa, analizziamo il Genoa, Juric ha pagato una campagna cessioni di gennaio ha venduto Rincon che è andato alla Juventus, Pavoletti che è andato a Napoli e ha venduto Ocampos che è andato al Milan. Perché ha venduto questi tre giocatori? Perché era evidente che erano già retrocesse tre squadre, quindi è difficile valutare il campionato anche delle altre. L'Empoli, che non è una squadra molto superiore a Pescara, però avendo 12 punti di vantaggio, non avendo una squadra tecnicamente, anche l'Empoli ha venduto Saponara. Si è permesso il lusso di vendere il giocatore più importante della sua rosa, perché aveva dietro squadre. Ora però, scusate, fatemi dire una cosa, perché vogliamo parlare di futuro, e quindi se noi vogliamo parlare di futuro, la domanda, diciamo, dalle 100 pistole è molto semplice: ma se noi ogni volta che andiamo in Serie A poi finiamo per fare, come dire, per dare questo tipo di spettacolo, la domanda che noi ci possiamo fare è: ma siamo in grado noi, alle condizioni economiche, eccetera, con questa storia come Pescara, siamo in grado di poter reggere la Serie A? Cioè, adesso, perché tanto io lo so, Oscar, che tu col ritorno di Zeman in qualche modo, come dire, ci racconterai adesso che sta per nascere una nuova favola e noi tutti ti seguiremo. Però la domanda è: torniamo in Serie A e poi che facciamo? Questa è una domanda sulla quale... E introduciamo il secondo tema dell'editoriale. Allora, io quello che penso, diciamo, dell'attuale assetto della Pescara Calcio lo sanno tutti. Cioè, io dico che fino a oggi, negli ultimi 5 anni,
La società guidata da Sebastiani è stata ottima per un campionato in Serie B, sempre al massimo livello. Due promozioni, una finale di playoff centrata, ottimi allenatori, ottimi giocatori. Fare la Serie A è diverso, per fare la Serie A c'è bisogno di investire dei soldi che questa società, e probabilmente anche dovessero vendere ad altri soci, a meno che non arrivano i cinesi anche a pescare, i cinesi quelli ricchi, quelli, non quelli di Berlusconi che non sembrano non essere nemmeno veri. Allora, se arriva, detto questo, qua, la mia ipotesi di risposta alla tua domanda è questa, c'è, e che giro a Giancarlo come sì. commento. Il primo colpo del, diciamo, di Zeman e Pavone è Leonardo Mancuso, sì. un giocatore del 1992, forte in entrambe le fasi, sa fare la fase offensiva. Un esterno che fa molti è la gol, fase cioè, che può segnare, che corre, molti gol, che fa ha segnato più gol di tutti, che fa molti gol, tre gironi della Lega. Che arriva soprattutto, arriverà a parametro zero. E allora ecco, secondo me, quale può essere la strada da intraprendere. Intanto costruire una squadra di giocatori di proprietà. Per costruirla di proprietà devono costare o poco o niente, come sì, però... poco o niente è questo da Mancuso. E andare in Serie A con una squadra che già ha fatto un'esperienza di questo tipo e poi provare a giocartela. Però la domanda che ti volevo fare, Giancarlo, intanto sì. è Mancuso, intanto, sei contento di questo primo colpo? Ovviamente non sì, è ufficiale sì, perché sì, pare sì. che abbia firmato un precontratto. Un precontratto, perché io sì, sono contento di Mancuso, ma io ti dico anche un'altra cosa, io abbasso l'asticella delle mie aspettative per l'anno prossimo, perché per me non è importante per forza tornare in Serie A, anche perché poi si soffre in Serie A, per me è importante tornare a vincere, a stare nella parte sinistra della classifica e soprattutto la cosa importante è avere Zeman che garantisce spettacolo in tutte le partite. Quello che io volevo, cioè che pensavo si potesse fare anche quest'anno, cioè che tu quando vai a giocare fuori casa, qualsiasi, contro qualsiasi avversario, non parti mai battuto, mentre invece quest'anno le cose sono andate un po' male. Devo dire la verità che all'inizio dell'anno con Oddo non è che si facesse tanto sì, male, ma siamo il problema sì, è che Oddo ha fatto un girone intero senza un attaccante di ruolo, perché non la squadra giocava e non riusciva a finalizzare. Questo è stato il vero problema. No, ma vabbè, però voglio dire, le cose state già dette. Voi sì, certo, fate, poi l'abbiamo quindi detto. Sono state già approfondite. Il problema di fondo però rimane. Io quello che dice Oscar, come dire, mi attrae dal punto di vista del sogno, ma non mi convince poi dal punto di vista un pochino della realtà. Cioè, voglio dire, abbiamo comprato questo attaccante, ok, che ha fatto molti gol, probabilmente il campionato di Lega Pro ancora va avanti per qualche settimana, cioè, quindi è molto probabile che farà addirittura più gol di quelli che già oggi sono sufficienti per definirlo l'attaccante più importante della Lega Pro. Arriveranno altri giocatori, ne discuteremo, sì, eccetera. Sì. La domanda ma è ma tutto questo, certo. ma questo secondo voi può essere sufficiente a... No, e anche se in Serie A poi magari lo vendi, perché poi in Serie A succede che abbiamo una padula, lo devi vendere, ma lo devi vendere, okay. Però il segreto Stefano, ti giro a te la domanda, il segreto forse è che a differenza degli anni precedenti tu puoi arrivare in Serie A con una squadra che è tutta di tua proprietà, e a quel punto dovessi arrivare in Serie A, perché già stiamo vendendo la pelle dell'orso prima di averlo catturato, hai ragione. Non avendo solo la padula, ma avendone 11 di giocatori, 12 giocatori, puoi vendere qualcuno e a lavorare su un tessuto di squadra che è tuo, perché anche l'altro anno che andammo in Serie A con Immobili in prestito, Insigne in prestito, diciamo che Verratti che ha dovuto vendere, la squadra l'hai smembrata. Diciamo che c'è questa tendenza, posso parlare io? Come no? C'è questa tendenza, ho fatto la domanda a Stefano, facciamo rispondere dopo. No, c'è questa tendenza del tifo del biancazzurro dentro ad identificare diciamo le questioni economiche della squadra con se stesso, infatti vendiamo, però vero. No, io da adesso vendiamo sì. Cioè, il concetto è che le squadre come il Pescara di questa levatura costrette per loro è contemplata l'altalena, nel senso che giusto. Tu praticamente vai in Serie A, può capitare che riscendi in B,
magari risali, è successo accetto. Al Palermo, è successo al Cagliari. Io sono d'accordissimo, ti dico di più. Il problema del Pescara è proprio che ci sta questo nervo scoperto, del fatto che l'altalena può darsi pure che due anni resti in Napoli, riscende, invece il Pescara non ci riesce mai. No, però scusate, perdonate, io ho detto un'altra cosa. Allora, il tema dell'altalena, il tema del... assolutamente. Il Frosinone quest'anno lo prova, no? L'anno scorso. Però... il campionato di Serie A dello scorso anno del Frosinone è incommensurabilmente migliore del campionato di Serie A del Pescara di quest'anno. Sì. La mia critica non è nell'andare e tornare indietro, è come vai, cioè come noi ogni volta in Serie A affrontiamo quel campionato come un incubo. Questo è il tema vero, non è quello di rimanerci in Serie A. Io quindi la domanda che faccio a tutti voi che siete più esperti di me, più tecnici, è... ma se noi dobbiamo andare in Serie A ogni volta essere travolti in questo modo, ma forse non ci conviene invece continuare a rimanere in Serie B? Stefano, giriamola a Stefano adesso. Dei campionati di Serie B di grande Stefano. La domanda è assolutamente giusta e legittima. E punto è, io dal mio punto di vista, cioè, bisognerebbe partire dal presupposto che Pescara a livello sociale, economico, è una realtà che non è in grado di sostenere una categoria come la Serie A. Lo dicono quasi 100 anni di storia calcistica. Peraltro siamo in una fase storica in cui realtà importanti del mondo del calcio, dal Bari a Lecce, passando per il Verona, sono annaspano diciamo nelle serie minori. Quindi occorrerebbe la razionalità, che ovviamente nel calcio è una componente che manca, perché il calcio si basa sulla passione, sull'emotività, soprattutto non è possibile chiedere a un tifoso di essere razionale, perché ovviamente il tifo in quanto tale non è un fenomeno razionale. È di parte innanzitutto, non poi è razionale, però io mi permetto la Serie A per Pescara è un fenomeno incidentale, punto. Cioè l'approccio dovrebbe essere appunto quello di andare allo stadio, di divertirsi, perché poi il pescarese ce l'ha nelle corde, insomma, questo amore per l'estetica del calcio, per il calcio offensivo, per il bel gioco, e tutto ciò che venisse dopo, insomma, tanto riguadagnato. Ovviamente la speranza, l'auspicio di tutti noi, penso dagli addetti ai lavori, ai tifosi, è quello appunto, come dicevano sia Giancarlo che Mario, di riuscire a fare una stagione in cui tu, non dico ti salvi, ma quantomeno riesci a lottare fino alla fine. Ad essere competitivo. Riesci a fare vivere quel campionato. Ti sento parzialmente. Ti sento parzialmente in questo senso. Intanto è vero che adesso a livello congiunturale ci stanno queste situazioni, però se noi andiamo a vedere tutta la storia del Peraltro scusami, una parentesi amplificata da un che io questo lo dicevo dalle prime giornate di campionato, da un sistema di redistribuzione delle risorse, secondo me è assolutamente scandaloso. A livello europeo non c'è nulla di simile. Volendo comprimere tutta la storia del Pescara in uno zip, dobbiamo capire che noi che abbiamo, cioè voi che avete una certa età, vi ricordate anche delle altre esperienze. Però se andiamo a circoscrivere la situazione a questi anni, perché il Pescara per 20 anni non c'è stato in Serie A, e poi questa è la seconda esperienza, non è che ha fatto 10 anni di retrocessioni, ha fatto prima c'è stato un passato che adesso noi dovremmo non calcolare, e dobbiamo considerare questo. Gli ultimi 5 anni c'è stato il primo anno che c'è errori, diciamo, dovuti anche al fatto che abbiamo perso l'allenatore, quindi cambiare tutta la filosofia, e secondo me, vabbè, lo sapete, abbiamo preso un allenatore troppo inesperto, e quindi secondo me hanno sbagliato. Quest'anno bisogna dare atto alla società di aver cercato di non ripetere quegli errori. Assolutamente vero. È chiaro che poi c'è sempre un problema di fondo, che è quello che tu, quando hai dei giocatori importanti, li devi vendere subito. Appena finisce il campionato li vendi. Ma questo sarà sempre così, come avete detto, a meno che non vengano in Cinesi. Così, però c'è il discorso che tu, nel momento in cui vendi la Padula,
cioè il tuo primo pensiero deve essere quello di sostituire, di comprare l'attaccante. Invece, ma non sarebbe bastato Giancarlo, no. Quindi insisti su questo caso, ma con un attaccante. Sì, però poi tu guardate, stiamo parlando di cose accadute non più di 10 comunque, mesi secondo fa. Me l'unica allora, strada cioè, possibile per il pescare, però se tu vendi l'attaccante la prima cosa che devi fare devi comprare l'attaccante, dopo compri il resto. Sì, ho capito, compri l'attaccante e giocare, non cambia la sostanza di una squadra che non è in grado, che ha fatto 9 senza Zeman, ha fatto 6 punti. Sì, però quando parliamo di squadre che vanno in Serie A, prendiamo l'esempio del Frosinone, tu non puoi essere più debole dell'anno precedente, certo. Perlomeno devi essere dello stesso livello. Allora, quindi tu hai venduto la Padula, non è più Torreira, quei due vanno sostituiti. Nel frattempo, scusa Gianca, ha pareggiato il Milan con Bacca e non ce ne siamo accorti. No, io me ne sono accorto, sto guardando. Dire, dobbiamo andare in pubblicità, no, è un discorso che può essere interessante. Due puntualizzazioni, secondo me, per quanto riguarda adesso il discorso della stagione che stiamo analizzando, cioè il tema è se a parità delle risorse scarse di cui dispone questa società sarebbe stato possibile fare meglio, punto. Per quanto riguarda il discorso della prospettiva, è vero che oggettivamente Zeman è la storia, è la sua storia che lo dimostra, è uno di quegli allenatori che è in grado di valorizzare quadrare, un collettivo e anche di sopperire. Io ricordo il Foggia, no? Il primo Foggia dei vari Baroni, Signori, Rambaudi, che quando si esaurì quel primo ciclo in Serie A venne praticamente soppiantato dal Foggia dei vari di nuova generazione di Padalino, di Vincenzo, anche a Foggia c'era il contestazione, fece addirittura meglio. Quindi era ovviamente anche un altro calcio, tutto il discorso dei contributi insomma è cambiato, però insomma è uno spunto di riflessione che può anche far sperare. E anche un altro calcio, io questo ne parlavamo in macchina con Mario, non sono molto d'accordo, perché quello era un calcio in cui giocavano Gullit, Van Basten, Maradona, cioè non era tecnicamente, era molto più forte di questo secondo me. Sì, però sul piano economico e finanziario è cambiato molto. Allora, scusatemi, prego. Direi di andare in pubblicità, poi rientriamo con i migliori in campo, si fa per dire, per usare un eufemismo ovviamente, e però ci darà ancora modo di parlare del Pescara prima di un collegamento telefonico che abbiamo questa sera, importante per avere notizie fresche su Pescara, ma soprattutto per fare gli auguri a un amico di Calcio Totale. Eccoci, scusate, rientrati in studio. Direi, Dino, che ci possiamo andare a vedere i migliori in campo di questa settimana. Questa settimana non c'è Giovanni Tondonati, ve ne sarete accorti, è al giornale a chiudere il giornale, quindi non è riuscito a raggiungere. Però i voti li ha messi. I voti li ha messi. I voti, ricordo, sono, questa è la media dei voti mia, di Giancarlo, Febbo del Corriere dello Sport, di Giovanni Tondonati del Centro e di Ivano Di Sciascio di Tutto Sport. Questa settimana i tre migliori sono Zampano con 6,5, Benalì e Cerri con la sufficienza, 6. Poi abbiamo Bizzarri 5,8, Caprari 5,4, Castanos 5,2, Memusciai 5, Viraghi 4,8, Stendardo 4,8, Coda 4,7, Bruno 4,4, Verre 3,9, Zeman 5,5. Allora Giancarlo, cominciamo. Sì. Diciamo dal podio, dalla parte positiva. Intanto Zampano, diciamo, tra alti e bassi, si conferma essere, diciamo, comunque uno dei giocatori più costanti, comunque uno dei migliori di quest'annata. Costanti no, diciamo che lui fa delle buone costanti, diciamo, della una presenza, per esempio, abbastanza costante a Verona, nei primi tre. Verona ha fatto male. Però ecco, diciamo, è tra quelli più presenti nei primi tre. Benalì sia costante perché uno che corre molto, anche se tatticamente deve essere ancora inquadrato, Benalì corre, diciamo, è utile alla squadra. Cerri comunque sia è la dimostrazione di perché poi gli danno due gol, in realtà ne ha fatti tre, perché il primo col Genoa, vabbè, lui ha tirato, ha provocato l'autogol, quindi io gliene do tre. E Cerri quante partite ha fatto? Tre partite, tre gol in pratica, quindi di fatto è vero che con Zeman si segna. Però da un punto di vista tattico non è stato tanto maturo nella partita
di Marassi, sinceramente, ma aspetta, anche quando si trattava di... Ti aspettavi un'evoluzione? No, sai perché? Perché quando lui ha il fisico per trattenere palla, far salire la squadra, invece, cioè non è possibile che uno come Cerri, che non so se l'avete mai visto in allenamento, beh, vicino, era incredibile, cioè un polpaccio, sì, che è praticamente il doppio della mia gamba, quindi è un gigante, quindi quando lui va lì, stoppa la palla, dopo deve saperla mantenere, far salire la squadra, invece questo mi ha un po' deluso in questo senso. Spero che potrebbe che essere anche una specie di crisi passeggera. Chi mi ha deluso più di tutti è stato Verre. Sinceramente io pensavo che Verre in mente avesse capito che era già l'anno prossimo che giocava con la Sampdoria più che col Pescara. Stefano, il campionato di Verre è un campionato, diciamo, non deludente, perché, di più, anche diciamo, perché la più grande delusione è sul 2-1 per la Samp. È stato lui che ha fatto quel passaggio orizzontale, certo, che non si fa neanche in terza categoria, neanche alla Wisp. E questa purtroppo è una costante negativa, la più grande sbagliata. Non è possibile, perché la partita, sì, comunque era in bilico. Stefano, la più grande delusione di quest'anno, possiamo dirlo ormai, è proprio Verre. Anche in qualità di emblema di un reparto che noi a inizio campionato pensavamo potesse essere un po' tutti, no? Analizzando quella che era la rosa, pensavamo potesse essere il punto di forza di questa squadra, il reparto più affidabile, che invece abbiamo visto poi alla luce dei fatti è stato in realtà proprio la nota più dolente di se andiamo anche a vedere i voti che fondamentalmente rispecchiano abbastanza fedelmente quello che è l'andamento del campionato di questa squadra. Credo che siano ben poche le sufficienze dei vari elementi, dei vari Memusciai, dei vari Verre, dei vari Bruno, Brugman, forse addirittura però, Bruno paradossalmente è quello, sì, che però c'è, diciamo, il fatto, anche per esempio, io stavo leggendo giocatore meno dotato qualitativamente sulla che, Gazzetta dello Sport, sulla Concorrenza, che la leggo sempre. Stavo leggendo, ma tanto il direttore del Corriere dello Sport non ti ascolta, puoi dirlo. Va bene, no, vabbè, ma bisogna leggere la Concorrenza, che hanno fatto un paginone su Cristante che con l'Atalanta, sì, perché io ho maturato una certa idea, che non ho neanche tanto il coraggio. Ma anche di Aquilani, però la sembra la serata giusta. Però se mi autorizzate, mi sembra la serata giusta. Cioè, praticamente il Pescara, quando faceva quel tipo di rotazione a centrocampo l'anno scorso, dove era tecnicamente superiore a tutti gli avversari, sì, confondeva gli avversari e i giocatori riuscivano a ritrovarsi. Facendo la stessa cosa in Serie A, che è successo? Perché adesso non si dovrebbe fare più, però diciamo lo strascico c'è sempre, infatti mister Zema ha detto Ben Ali e Di Sordia. Che succede? Che tu fai sempre quel tipo di avanzamento con la rotazione, però di fatto sposti tutte le pedine. Quando perdi palla da fase di transizione negativa, che è molto più frequente in Serie A rispetto alla B, perché mentre tu in Serie B avevi un possesso palla esagerato, in Serie A no, perché ce l'hanno gli altri che tecnicamente sono più forti, sei disposto tra virgolette fuori ruolo, sei disposto male, sei messo storto rispetto, per esempio ricordo il primo gol del Chievo Verona, è andato a chiudere Ben Ali, che lui è l'ala destra del Pescara di Zeman, e si è ritrovato a fare il terzino sinistro, a fare quella chiusura. Vedi, tu stai... Quindi c'è qualcosa che praticamente... Vedi, tu, non volendo probabilmente, porti acqua al mio mulino il ragionamento che abbiamo fatto prima dell'intervento, prima del blocco pubblicitario. Cioè che a maggior ragione, con una cultura calcistica locale, tutta votata all'attacco, tutta votata al positivo, in qualche modo trasportare queste idee di gioco, o con Oddo, con Zeman o con altri, in Serie A, come dire, moltiplica le difficoltà, perché dalle difficoltà legate al profilo economico-finanziario, al fatto che, come si diceva, non è una città in grado di reggere la Serie A, poi dobbiamo aggiungere anche un altro tema che secondo me è di grande, sì, interesse, che noi vogliamo stare in Serie A giocando bene, facendo la squadra d'attacco. È l'utopia dell'utopia. Signori, è difficilissimo. È vero. Cioè, noi pensiamo di... Cioè, ecco, questo secondo me è un tema di riflessione non banale. Giancarlo, invece, è una delle prime volte che Caprari non figura nei migliori tre, o comunque nei meno peggio tre della... Perché secondo te è stato preso da un po' di stanchezza? No, non credo. Non lo so. Non è che abbia fatto una cattivissima partita, però è stato poco incisivo.
è stato poco determinato, secondo me. Quindi diciamo è un fatto casuale, so, che non rientri. Io penso che sia casuale. Io sono convinto che la partita di domenica sarà molto diversa. Intanto perché la linea sarà più alta. Sì. Perché comunque lo stadio chiederà alla squadra di andare avanti. E quindi c'è anche il discorso del supporto, perché la squadra era lunghissima a Genova, e quindi chiaramente Caprari, cioè un conto è se tu c'hai un compagno a 10 metri, un conto è se ce l'hai a 30, un conto è se davanti a te hai da fare 20 metri, un conto, certo, se ne hai 40, quindi è dipeso anche di quello. È chiaro che il gioco di Zeman, che noi conosciamo tutti e che adoriamo, però se è fatto in questa maniera, cioè se gli interpreti non lo seguono bene, diventa un ibrido e diventa più pericoloso. Anche io penso che non la alzerà, perché con Stendardo, Bovo, Connor, riesce, come fa? Cioè, gente che non è abituata a giocare con una linea di difesa alta, ma soprattutto non ha il fisico per tornare indietro per recuperare palla, perché è vero quello che dicevi Romagnoli non era veloce, però c'era Capuano che recuperava, c'era Balzano che tornava indietro. Però se tu pensi, per esempio, se questa settimana è squalificato Coda e gioca Fornasier, dovrebbe giocare Fornasier, che è uno dei più veloci della squadra. Ma non è quello il problema, cioè non è secondo me solo una questione di velocità, perché poi nel momento in cui tu riesci a tenere la squadra alta, la palla la recuperi più spesso, non è che ti partono sistematicamente in contropiede, certo qualche volta ti partono, ma non sempre. Stefano, però è proprio una questione di predisposizione mentale, di filosofia. Abbiamo parlato di Verre, che in questa settimana è stato il peggiore in campo, però anche il capitano Memuscia, il voto che noi gli abbiamo dato di questa settimana, diciamo, è 5. Anche Memuscia, diciamo, il campionato di Memuscia non è un campionato, diciamo, esaltante, non è stato il giocatore trascinante della Serie B, diciamo, il padrone assoluto del centrocampo. Noi a quest'estate, insomma, a Pescara ci si strappava i capelli per il timore che Memuscia finisse al Bologna, e invece purtroppo alla luce dei fatti ha dimostrato di non essere un giocatore in grado di fare la differenza in questa categoria. Avevamo visto un altro giocatore lo scorso anno, magari è stato anche un po' l'incastrarsi di una serie di episodi di crocevia del campionato, però quello che ha espresso il campo di gioco in questi tre quarti ormai di stagione è questo, cioè è una squadra che ha limiti tecnici, ha limiti di personalità. È anche difficile fare dei ragionamenti adesso sui singoli, no? Partita dopo partita, cioè io proprio ho la percezione sempre di più che è una squadra rassegnata, molle, che ormai, diciamo, non crede più in se stessa, e forse non ha mai creduto in se stessa, già a partire dopo il primo mese di campionato, forse già si è disunita e ha perso le convinzioni con cui invece si era presentata ai nastri di partenza. Ecco, è un insieme di fattori che rende anche difficilmente, ecco, sì, c'è qualche elemento, appunto, come Caprari, come lo stesso Zampano, che oggettivamente sono dei giocatori che per diversi aspetti, per qualità tecnica, hanno dimostrato di avere a che fare con questa categoria, però per il resto credo che ci sia ben poco da dire. Allora abbiamo in linea l'ospite telefonico di questa sera, che è il professor Vincenzo Salini, che è il responsabile dello staff medico del Pescara. Buonasera professore, ci sente? Buonasera, sì, perfetto, grazie. Allora, intanto, prima di farle io qualche domanda e anche i miei ospiti qualche altra curiosità, le volevo fare gli auguri, i doppi auguri, intanto per il compleanno, ma poi anche per la sua promozione all'ospedale di Chieti. Grazie mille. Sta festeggiando? So che sono sentiti, e quindi doppiamente grazie. Grazie, no, grazie a lei professore, perché è sempre molto è sempre venuto qui in trasmissione, contiamo di averla di nuovo più avanti. Sapevamo che appunto questa sera stava festeggiando ed era giusto farlo, poi magari appunto un doppio festeggiamento, un festeggiamento che va onorato. Allora io avevo qualche curiosità che penso abbiano anche però non le dire tutte tu. No, i tifosi. No, io volevo fare solo una domanda. Buyback è pronto
Zeman potrà averlo a disposizione, un giocatore sul quale il Pescara può contare per questo finale di campionato? Allora, Bajbek dal punto di vista clinico è guarito, ha fatto un esame di risonanza, di controllo 2 giorni fa, che ha dato esito negativo, quindi nessun tipo di lesione in atto. È normale che puntare e dare la certezza che Bajbek possa fare più partite non la diamo, soprattutto perché quest'anno potremmo essere smentiti. Noi ci auguriamo che possa intraprendere un filotto e mantenere il rendimento. E Giancarlo Febo penso che si unisce agli auguri. Buonasera prof, tanti auguri. Buonasera, buonasera. No, io avevo una curiosità perché sì. C'è stata una diatriba qui a Pescara, non nella nostra trasmissione in generale, su questa storia degli infortuni. Perché? Sul fatto che il Pescara abbia avuto più infortuni delle altre squadre, io penso di poterlo testimoniare, avendo fatto, siccome devo fare tutti i giovedì, tutti i venerdì, l'elenco dei disponibili e indisponibili, ho avuto una media che era nettamente superiore a quelle delle altre squadre. Però poi ci si è concentrati sul fatto della differenza tra infortuni muscolari e infortuni traumatici. Però io ecco le volevo chiedere se c'è una via di mezzo, cioè se c'è qualcuno che magari è più predisposto a subire infortuni traumatici piuttosto che muscolari, cioè se c'è qualche, cioè se tra il bianco e il nero c'è il grigio, perché è ovvio che si fa un contrasto, ad esempio Bovo, che è stato uno dei primi ad essere acquistati, ha fatto questo contrasto, ha preso questa distorsione alla caviglia, magari, che ne so, un elemento più giovane, più resistente non avrebbe subito tutto questo, perché 2 mesi per un infortunio alla caviglia effettivamente è un infortunio invalidante che ti toglie il giocatore. Stefano, al turno tua domanda, cioè, un po' più breve, più professore. Scusi, prego. Allora, per quanto riguarda nella fattispecie Bovo è un giocatore che, se noi guardiamo il rendimento nel corso degli anni, ha sempre giocato e non ha mai avuto un infortunio in carriera, tant'è che è un giocatore sostanzialmente, per essere un giocatore di 34 anni, un giocatore integro. È normale che Bovo salta per colpire la palla di testa, scende a terra e impatta la caviglia sulla caviglia di Manai. Io penso che questo non dipenda né dallo staff medico né dallo staff tecnico, ma semplicemente dalla sorte. Questo per quel che riguarda Bovo. È normale che ci sono alcuni giocatori, e sono più o meno sempre gli stessi, che hanno avuto dei problemini muscolari, ma sono giocatori come Campagnaro, come Coda, giocatori che hanno una lunga carriera. È normale che il rischio di infortuni può aumentare. È più alto. Io sinceramente non vedo un nesso tra la preparazione piuttosto che l'attività, l'allenamento. Sicuramente quello che non ci favorisce è il sintetico, perché il sintetico non è un problema solo per noi, ma per tutte le squadre. Però in realtà penso che quest'anno ci sia stata una concatenazione di eventi sfavorevoli, ci ha tolto giocatori per più partite. Professore, un'ultima domanda anche da parte di Stefano Bude, il collega di Abruzzo 24. Buonasera, sì. Professore. Buonasera, buonasera. Io volevo chiederle, lei era cioè parte dello staff sanitario già nel 2012, no? Quando c'era Zeman, proprio il campionato vinto nel 2012. E io ricordo che quella stagione il Pescara comunque si allenava sul sintetico e comunque riportò pochissimi infortuni. Certo, c'era una media età della squadra che era più bassa decisamente di quella degli ultimi anni. Però ecco, lei si è fatta un'idea, magari se c'è anche un aspetto, diciamo, per quanto riguarda, legato alla preparazione atletica portata avanti da Zeman, che in qualche modo possa incidere anche positivamente sotto questo aspetto, sul piano della tenuta fisica dei giocatori, soprattutto a livello muscolare. Guardi, anche in considerazione del fatto che poi quando si parla dei metodi di allenamento di Zeman si parla quasi di uno spauracchio per i giocatori, perché li fa lavorare molto duramente, quindi i carichi non sono leggerissimi, ecco. Ma guardi, allora il 2012, innanzitutto, come giustamente detto lei, l'età media dei giocatori era molto più bassa, erano giocatori integri, tant'è che forse l'unico che negli anni precedenti aveva avuto qualche problemino è stato proprio Marco Verratti, che poi per fortuna quell'anno riuscimmo a gestire in maniera esemplare. No, dal punto di vista atletico
il modo di lavorare del team di Mister Rod e quello di Zeman è completamente diverso, hanno due filosofie diverse e forse hanno anche due età diverse, quindi quello è fondamentale. Io penso che il sintetico sicuramente, come dice lei, già nel 2012 c'era, ma nel 2012 quel sintetico aveva 4 anni di meno ed era un sintetico a quei tempi d'avanguardia. Questo è un problema, e poi il problema è che sicuramente oggi abbiamo dei giocatori di diverso tipo, cioè giocatori comunque che sono tra virgolette sfruttati, sono giocatori di esperienza e quindi ci può stare, però in realtà io penso che il fatto dello spauracchio di Zeman penso che sia un falso problema, perché è semplicemente un modo diverso di lavorare, che alla fine noi sia l'anno scorso quando abbiamo vinto il campionato sia nel 2012 nel periodo clou del campionato, quindi febbraio, marzo, aprile, correvamo con Zeman e correvamo anche l'anno scorso con Otto, quindi grosse differenze non le ho viste dal punto di vista del rendimento. L'ultima domanda, altre domande veloci. Io una domanda che devo fare su Gilardino. Sì. Qual è la situazione, che come si trova, che in che stato è? Allora, Gilardino è stato operato l'altro giorno a Roma, ci ho parlato ieri mattina, è normale, lui ha fatto un intervento di pulizia del ginocchio. Anche lì Gilardino è un giocatore che aveva, è un giocatore molto sfruttato, ha giocato tantissime partite in Serie A e in Serie B, e quindi è un giocatore con un carico di lavoro sopportato notevole. Non è la prima volta che si sottoponeva a un intervento di lavaggio artroscopico. Lui era già stato visto un mese fa, sempre dal chirurgo che l'aveva operato 3 anni fa, e si era cercato di partire con una via non chirurgica, con un trattamento non chirurgico. Però dopo 15 giorni di scarsi risultati si è deciso di fare questa pulizia, sperando che possa in un certo senso riprendere in maniera ottimale. È normale che se noi chiediamo a Gilardino di fare quello che fa Cerri, probabilmente Gilardino non riesce a giocare. Gilardino è un giocatore da gestire, ma Zeman non è cosciente ed è il primo che ha detto questo, che è un giocatore da gestire. L'ultima domanda di Giancarlo Febbre, l'ultimissima, sperando che dia una risposta di incoraggiamento per tutti. Giustamente diceva prima che sia con Oddo sia con Zeman tanti anni fa la squadra a primavera ha cominciato a correre. Che cosa dobbiamo aspettarci quest'anno? Anche se diciamo le due preparazioni erano comunque diverse e si sono in un certo senso accavallate adesso. Ma secondo me io ritengo che non sia un problema fisico, perché penso che sia un problema anche di psicologico, perché vediamo che quando la squadra va bene noi osserviamo che l'infermeria si svuota, e quando la squadra va meno bene l'infermeria si riempie. Anche c'è anche un aspetto psicologico nei giocatori, quindi noi speriamo che adesso, ringraziando Dio, siamo quasi tutti abili ed arruolati tranne 2 o 3 giocatori, e speriamo di poterli avere tutti per questo fine campionato, sperando che riusciamo a fare questo miracolo. Professore, allora di nuovo grazie, la facciamo ritornare dai suoi amici per la festa e di nuovo tanti auguri grazie. Da Calcio Totale. Grazie. Auguri, buonasera. Arrivederci. Allora, mi pare, Mario, che il professor Salini ha detto in maniera molto chiara su Gilardino, Zeman sa che si deve gestire, cioè praticamente ha detto diciamo, il campionato è praticamente archiviato, no? Esatto. Ma sì, insomma, devo dire che ovviamente il medico del Pescara ha una sua, come dire, anche dimensione comunicativa, il modo in cui parla, ma anche l'ultimo uomo della strada sapeva benissimo che quando Gilardino è arrivato nel mese di gennaio comunque era un giocatore che presentava anche delle difficoltà, che stiamo parlando di giocatori, è brutto dirlo, devo dire, io trovo la parola consumati, mi fa un po', mi dispiace umanamente, però stiamo parlando di giocatori che evidentemente nel corso della loro carriera hanno dato tantissimo, che hanno, come dire, dei problemi che si trascinano, eccetera, e quindi in qualche modo a me non appare una sorpresa. Magari appare una sorpresa essere arrivati alla fine di marzo, alla metà di marzo, e non averlo visto in campo nemmeno per un'intera partita, però non è una sorpresa che si tratti di un giocatore un po' consumato, un po' come del resto mi pare anche gli altri, perché adesso se noi facessimo la lista, Campagnaro dallo scorso anno, signori, vogliamo parlare, Campagnaro ha un problema
ormai ho imparato anch'io che sono solo un tifoso e non un medico, che Campagnaro ha un problema al polpaccio e quella roba lì sembra essere come una maledizione egizia, divina. Vabbè, però lui ha anche un credito, nel senso che comunque ha contribuito effettivamente alla promozione in Serie A. Non c'è dubbio. Però, e poi quest'anno, diciamo, di esperienza non c'è solo lui, nel senso ce ne stanno tanti. Io posso dire una cosa, in estrema sintesi, la vera delusione è Buyback, perché stiamo parlando non di un giocatore consumato, assolutamente no. Anagraficamente giovane, ascrivibile, esatto, alla categoria dei giovani, un giocatore fisicamente molto dotato, che quando ha corso in campo si è visto che aveva qualcosa da dare, ma in realtà, quindi è Buyback la vera delusione, sì, non Girardino. Certo. Io ho due elementi, cioè, una cosa che mi viene da pensare è innanzitutto, cioè, qui tra giocatori giovani e giocatori consumati che si infortunano, ma a che cosa servono e come vengono fatte le visite mediche? Cioè, quando si acquistano i giocatori, è la prima cosa che mi viene da pensare. La seconda è tra l'altro, le parole di Salini non fanno molto onore anche al gruppo, no? Quando lui ne ha parlato, ha fatto un rilievo parlando della dimensione mentale, dell'aspetto probabilmente motivazionale, psicologico. Però quando lui dice che quando la squadra vince lo spogliatoio si svuota e quando la squadra perde lo spogliatoio si riempie, è un dato, è una constatazione, questo è più che un giudizio. È un dato di fatto che insomma lascia però, apre qualche riflessione, pone qualche interrogativo. Ma questo lo si dice anche, Stefano, quando qualche allenatore viene sostituito, si dice che i giocatori fanno in modo che l'allenatore vada via. Una squadra che continua a perdere, magari un giocatore anziché accelerare il rientro in campo da un infortunio tende a ritardarlo. Salini, per come ha espresso il suo pensiero, stava dicendo un'altra cosa, constatava che quando la squadra ottiene dei risultati, sì, la reazione fisica, ma la legava più a una reazione fisica, non a una volontà dei giocatori. Questo è un po' il punto. Insomma, è un dato che pone pone degli interrogativi dal mio punto di vista. Allora Dino, andiamo per l'ultima volta in pubblicità, no, anzi per la seconda volta in pubblicità, però avremo un altro blocco e rientreremo con il tema tattico, in cui andremo a studiare, a capire insomma quello che potrà proporre l'Udinese nella partita di dopodomani. Intanto guardiamo, prima di andare in pubblicità, la foto che questa settimana ho scelto come foto della settimana, che abbiamo scelto come foto della settimana, due tifosi del Pescara che a Genova tengono in mano uno striscione con scritto "Mi ritorni in mente la faccia di Zdenek Zeman" e scritta la data indelebile del 20 maggio 2012, che è il giorno in cui il Pescara conquistò la matematica promozione in Serie A contro appunto la Sampdoria. Andiamo ovviamente sì. Lì è in panchina, ma in panchina non si può fumare. Certo. Però io lo ricordo quando fu fatta quella foto, fu a Gubbio, dopo la partita, tutti quanti rientrano negli spogliatoi e noi vedemmo Zeman andare verso la panchina. No, però che è successo? Mi si dice, no, devo fumare. Era finita la partita. Andò a fumare una sigaretta. Allora andiamo in pubblicità e torneremo con il tema tattico. I tempi cambiano, il mondo è in agitazione, i venti portano un rullo di tamburi, fuori le spade e tanti auguri. Allora, quindi dicevamo, domenica pomeriggio allo stadio Adriatico è di scena l'Udinese di Luigi Del Neri, che gioca, diciamo, con un classico 4-4-2, diciamo uno dei modi di schierare le squadre che meno mi piace, e che però, diciamo, ha portato vantaggi, perché da quando c'è Gigi Del Neri sulla panchina dell'Udinese, l'Udinese ha cambiato rotta al suo campionato, abbiamo detto viene da una partita importante contro la Juventus, una partita che ha pareggiato ma che avrebbe potuto anche vincere. Ci sono un po' di infortunati che poi ci dirà Giancarlo, chi sono quelli che non potrebbero... Cioè, in realtà Del Neri non fa sempre il 4-4-2, oppure c'è un 4-4-2 che ha anche un'altra declinazione quando c'è Terò disponibile, che può fungere anche da trequartista, si abbassa, quindi può essere anche 4-2-3-1. Nel caso specifico di domani Terò non ci dovrebbe essere, poi chiaramente... L'unico infortunato serio è Fofana, che si è rotto il perone, quindi il campionato è finito. Poi ci sono
Niokuri, Felipe e Terò, che sono in forte dubbio, diciamo. Quindi se non giocheranno, come si presume, la formazione che adesso adottata, ecco, quella, che quel 4-4-2, sì. Tornerà a questo 4-4-2 che prevede Karnezis in porta, Widmer e Samir sulle fasce, Danilo e Angella i centrali di difesa, centrocampo De Paul e Jankto ancora sulle corsie laterali, Badu e Alfredson nel mezzo e davanti Zapata e Perizza. Insomma, Stefano, mi pare una formazione, diciamo, importante, con una buona miscela tra tasso tecnico ma anche forza fisica. Assolutamente, no? Sì, una squadra quadrata che ha dimostrato di valere la categoria, di poter dire la sua nella categoria. Nella partita di andata, insomma, fece male con un paio di ripartenze molto, un paio di ripartenze velenose, direi. Il Pescara peraltro non fece neanche malissimo, se non sbaglio, in quella partita lì, però era la solita incompiuta, insomma, una squadra di categoria, una squadra con individualità che, senza rubare l'occhio, insomma, alla fine hai ripescato un termine di Giovannino Stroppa, senza rubare l'occhio. Quella mi sembra che fosse la prima partita del Neri, perché l'Udinese aveva fatto molto male prima, molto male, tant'è vero che l'avevamo inserita nella famosa quota 40 dei papabili. Quota 40 che abbiamo abbandonato strada facendo. Ma no, per colpa nostra. Quota 40 si va in Europa League quest'anno. Sì, con 40. Sì, senti Giancarlo, parlavamo, sì, durante la pausa pubblicitaria di Jankto l'anno scorso all'Ascoli. Jankto giocava con l'Ascoli, sì, l'anno scorso. Non è un esterno puro in realtà, lui è più un trequartista. Sì. Comunque penso, se non mi ricordo male, segnò pure l'Adriatico l'anno scorso. È un giocatore abbastanza pericoloso, chiaramente non è un grandissimo giocatore da Serie A, già in Serie B era diverso, però ha fatto anche delle buone prestazioni perché è giovane, molto motivato, è veloce, però ecco, diciamo, se proprio dovessi andare a estrapolare, non penso che il problema principale di domenica possa essere Jankto, anche se è un giocatore valido. E poi invece, Stefano, grande tradizione dell'Udinese per i portieri, questo Karnezis è un buon portiere, l'Udinese sforna portieri ogni anno, cioè ogni volta che c'è un buon portiere gioca 2-3 anni, poi lo vende a cifre ragguardevole, però rimpiazza con un portiere altrettanto importante. Sì, vabbè. Tra l'altro aveva un grandissimo giovane promettente, Scuffè, che invece questo Karnezis gli ha tolto il posto. Sì, ma più in generale anche l'Udinese ha una scuola uno staff di osservatori che, insomma, vengono da lontano. È vero, insomma, anche in porta c'è una tradizione importante, insomma, c'era Andanovic, l'Udinese, insomma, ma ancora prima, se non sbaglio, addirittura dai tempi, oddio, adesso sto andando, non vorrei. Però l'Udinese è anche una squadra, consentitemi di dirlo, che non c'è neanche un italiano, tutti stranieri. Ma sono bravi ad andare, sì, a prendere quelli giusti. Sì, sono bravi, però voglio dire, io sinceramente... Io questo però non lo... Cioè, l'Udinese è l'unica squadra che insieme alla Juventus ad avere lo stato di proprietà fatto in una maniera straordinaria. Se voi guardate, dici, ma che c'entra? Invece c'entra moltissimo. No, c'entra, come no? C'entra. È una squadra con una struttura comunque societaria, all'inizio, con per un esempio... equilibrio economico-finanziario straordinario. Però all'inizio... Siamo moderna. Siamo modernissimi. Poi un ottimo modello di riferimento. Il discorso è sempre quel gradimento della piazza. Per esempio lì a Udine mi ricordo che le prime partite i tifosi polemizzarono proprio per il fatto che erano tutti stranieri, perché, diciamo, chiaramente noi vorremmo tanto invertire le palle. No, ma per loro la salvezza non è un granché, quindi noi vorremmo tanto, sì, invertire le palle. Però noi abbiamo visto tanti stranieri negli ultimi due campionati di Serie A passare per Pescara. Sì, ma vedi, i nostri erano da quanto tempo è più sudamericani, più simpatici, che ci ha lasciato il segno sul campionato. Erano proprio simpatici, più mangioni, ecco, già detto, più di buon appetito ai nostri, quindi già ti a proposito, chiedo scusa, posso fare una domanda? Come no? Devi. Ecco, da straniero dell'Udinese a straniero del Pescara, ma Cubas
Chi è? È giovane, è giovane, un ragazzo che passione per gli argentini, dal Boca Juniors, però è un ragazzo ancora molto giovane. Ma voi che seguite gli allenamenti l'avete visto muoversi in campo? Muove, è chiaro che per un ragazzo così giovane che proviene da un campionato totalmente diverso come il Boca Juniors, c'è bisogno di un ambientamento, di un tempo di ambientamento che non gli consentirà secondo me di giocare quest'anno. Potrebbe essere, no, però diciamo che è un piccolo mistero, perché quando è arrivato si diceva che sarebbe diventato titolare, diceva nell'ambiente, poi ha fatto solo una partita con l'Inter, mi sembra, gli ultimi 10 minuti, e vabbè, chiaramente sopraffatto un po' dall'emozione. Poi Zeman l'ha convocato soltanto domenica a Genova, perché nelle precedenti due non l'aveva neppure convocato, mentre ha riconvocato Milicevic, quindi probabilmente può darsi che per il suo modo di pensare, di intendere il calcio, non perché sia... Tra l'altro Milicevic utilizzato in allenamento come centrale di difesa e non come centrocampista. No, perché Oscar, tu che sei, come dire, l'esegeta degli esegeti del calcio zemaniano, tu sai che l'anno prossimo il grande ruolo su cui bisognerà lavorare è il metronomo, è quello che tu chiami il metronomo, che poi in realtà è il centrocampista davanti alla difesa. Sì. Ecco, siccome io adesso non è che voglio, cioè non è una domanda retorica la mia, cioè che cosa mi dite su questo? Cioè fate me che sono tifoso. Io ho seguito, guarda, la no, prima, siamo un po' sorpresi. Siamo un po' sorpresi per il fatto che non abbia spazio Brugman. Brugman però non sta bene, questo non l'abbiamo chiesto a professor Salini. Brugman probabilmente ha un inizio di pubalgia e quindi non è al massimo della forma. Ma anche al massimo della forma, onestamente, per quello che però a te non piace, perché io e Stefano Mario guardiamo la partita uno di fianco all'altro, e ogni volta che tocca palla a Brugman si lamenta, mentre a me Brugman non puoi perdere tutti quei palloni in uscita, cioè per me è impensabile in quel ruolo lì. A lui non piace Brugman, quindi diciamo una sorta di pregiudizio. Allora andiamo a vedere come potrebbe giocare il Pescara. Ovviamente il modulo è il 4-3-3, sappiamo che Zeman, pure una volta che ha individuato i suoi giocatori titolari, sono sempre gli stessi. Infatti la squadra fondamentalmente è confermata quella delle, diciamo, da quando è arrivato Zeman, tranne il dovrebbe esserci l'ingresso di Bovo. Giancarlo parlava di Fornasie, però Giovanni ci dà questa formazione. Ieri Giovanni ha dato Fornasie, quindi dipende. Però questo ce l'ha mandata oggi, ci dice Zampano, vabbè, Bizzarri. Zampano è un po', è comunque stato febbricitante. Zampano quindi. E Biraghi sulle corsie esterne, la coppia centrale dovrebbe essere Stendardo e Bovo, Bruno ancora una volta a fare da metronomo, Memusce e Verre i suoi scudieri, Benalì, Cerri e Caprari il tridente d'attacco. Allora, la prima domanda che ti faccio, Giancarlo, perché era uno dei temi che avanzavo anche quando c'era Oddo, perché indipendentemente dagli errori o dalla bravura continua a giocare Bizzarri in porta e non gli allenatori, prima Oddo e adesso Zeman, non fanno giocare Fiorillo, che è un portiere di proprietà del Pescara e è stato pagato 2 milioni di euro e che quindi, diciamo, presumibilmente l'anno prossimo Bizzarri, vista anche l'età, potrebbe non giocare? Non lo so, bella risposta, non lo so. Allora, il fatto che Oddo non l'abbia cambiato è comprensibile, perché lui all'inizio aveva chiarito le gerarchie, aveva preso Bizzarri, che è un portiere esperto, che era reduce da una salvezza, e quindi è partito lui. A un certo punto Oddo avrebbe dovuto bocciarlo per promuovere Fiorillo. Per una serie di errori che ha fatto. Esatto, avrebbe dovuto bocciarlo, e però ha deciso di non farlo. Non so per quale motivo. Scelta, di cui ha pagato anche le conseguenze. Dopo poteva cambiare tutto quando è arrivato Zeman, però il discorso, almeno da quello che ho percepito ascoltando le dichiarazioni di Fiorillo, è che lui si sta allenando molto con Cangelosi per diventare un portiere zemaniano. Il portiere zemaniano è diverso dai portieri, deve giocare molto con i piedi. Quindi probabilmente non si sta preparando per il prossimo campionato. Sì, questo ho dichiarato oggi. Quindi non essendo magari ancora pronto per essere un portiere tipicamente zemaniano, a quel punto forse il mister ha ritenuto che non valesse la pena di fare questo cambio. Ho capito. Non lo so perché. Senti, invece, quindi confermato Stefano il resto della squadra, tranne appunto Bovo, perché c'è la squalifica di Coda, dovremmo vedere pure Bovo finalmente in campo dal primo minuto. Che cosa pensi di questa coppia, nuova coppia centrale, Stendardo-Bovo?
se dovesse essere questa. Io onestamente credo che, e mi auguro anche che magari Zeman ci sorprenda, che insomma, sarebbe giunto forse il momento di vedere qualche ragazzo in campo, ma anche qui, cioè io tra lo stesso Fornasier, insomma, far giocare Fornasier anche guardando al prossimo anno, buttare nella mischia, ecco, anche qualche ragazzo per vedere. Tante e questo volte, è un, ecco, tema, scusami se ti interrompo Stefano, che abbiamo accennato all'inizio e sul quale magari dopo l'Udinese ci torneremo, però ti ho tolto la parola brutalmente perché mi ero dimenticato che dobbiamo chiudere ai 25, sono 26:39, mi ero proprio dimenticato, pensavo di dover chiudere a 30, quindi ho tolto la parola in maniera brutale, mi scuserai, spero, problema, per questa cosa. E adesso non te la prendere tu, però chiudiamo, nel senso che come sempre speriamo di avervi dato le informazioni giuste per capire quello che è già successo, ma soprattutto provare a introdurre la partita contro l'Udinese per capire verso dove sta andando questo Pescara. Io ringrazio della partecipazione e della presenza Stefano Buda. Grazie a voi. Ringrazio il nostro bomber Giancarlo Febbo. Buonasera a tutti. E ringrazio davvero moltissimo il mio amico Mario Orsini. Buonasera a tutti. E a me non resta altro che augurarvi davvero una buona settimana e buon calcio a tutti.